Oggi nella vicina Piacenza il Po a farla da superstar col convegno alla riserva MAB UNESCO Po Grande, un'opportunità da cogliere. Convegno promosso presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico e qui prendono parte 3 regioni, 8 province, 85 comuni, tra i quali anche gli amministratori cremonesi. Ad aprire i lavori il primo cittadino di Piacenza, Patrizia Barbieri. A tirare le file invece, al termine dei lavori, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Guido Guidesi. Oltre un mese fa, da Parigi è giunto al Grande Fiume l'ambito riconoscimento di riserva mondiale della biosfera nell'ambito del programma MAB da parte dell'UNESCO. Il progetto Po Grande, relativo al tratto medio padano, è stato promosso tra gli altri dall'autorità distrettuale del Po, dall'Università degli Studi di Parma e dall'Legambiente, col proposito di tutelare luoghi, paesaggi, tradizioni, culture, ecosistemi e biodiversità, di supportare le start-up di progetti mirati, nonché di promuovere turismo, natura e cultura. Tra gli altri obiettivi, l'accordo territoriale verso il contratto di fiume Po.